Alberto Crescentini, diciamo che è stato colmato un po' un vuoto, no? Perché il Baseball Rimini è l'unica società di Rimini che ha portato titoli, 12 scudetti, 3 Coppa dei Campioni tra le altre, ma non era mai stato scritto un libro appunto sulla storia di questa squadra. Direi di sì, era un'idea che mi balenava già da un po' in testa. Diciamo che ho voluto aspettare un po' tempi migliori, nel senso che avendo fatto il libro del basket nel 2012 e Rimini non riuscendo più a vincere in quelle stagioni, ho aspettato lo scudetto 2015 per prendere nuovo vigore. E poi è stato un parto un po' sofferto, però alla fine ce l'abbiamo fatta e credo che meritasse ampiamente, insomma, una società come questa che ha dato 12 scudetti e 3 coppe di campione alla città di essere ricordata negli anni a venire, soprattutto perché il problema più grosso è che si tende sempre a perdere la memoria. Questa è una maniera per cercare di focalizzarla un po'. Per quale motivo, a tuo giudizio, non era ancora stato scritto un volume di questo tipo? Francamente non lo so. Diciamo che sono cose che più si mettono assieme anni, stagioni, titoli, e meglio è, si raccoglie più materiale, più tutto. Personalmente seguo questo giochino da 48 anni. Perciò ci poteva stare, prima così da appassionato, ho giocato per divertimento con gli amici, poi l'ho seguito professionalmente, continuo a seguirlo e ecco, mi è sembrato opportuno farlo, ecco, anche per tutta un'epopea caratterizzata da Rino Zangheri, il presidente, penso se lo meritasse anche lui ampiamente. Un libro rivolto naturalmente ai tifosi, agli appassionati del Baseball Rimini, ma non solo, possiamo dire. Appassionati e curiosi, io personalmente ho a casa uno yearbook del Grosseto, la storia del Rimini del Milano Baseball. Se uno piace e piace allargare un po' gli orizzonti, forse può interessare anche sapere cosa è successo da qualche storico rivale o quant'altro. Poi ci sono giocatori che hanno cambiato casacca, hanno giocato qui, poi sono diventati nemici, poi di nuovo amici. Perciò si può stare tutto. È un piccolo mondo antico quello del baseball che coinvolge però tante persone e con tanta passione soprattutto.